Gianfranco Comaschi, candidato di Insieme per Rovada, come mai ha deciso di candidarsi per Rovada, lei che ha avuto già tante esperienze istituzionali? È proprio l'esperienza che tanti amici hanno considerato che questa esperienza possa essere messa a disposizione della città. Con questi amici abbiamo ormai definito la lista e siamo molto soddisfatti perché siamo riusciti veramente a trovare anche tante persone giovani. Ovviamente nella giunta, base ai risultati che ci saranno, sicuramente anche le competenze a dover essere, diciamo, ben presenti. Per cui io punto molto al gruppo, alla squadra, quindi abbiamo tante idee, stiamo lavorando su un programma che costruiamo giorno per giorno anche sulle indicazioni che le persone ci danno. L'apertura della sede è stata da questo punto di vista un'ottima occasione per avviare questo dialogo, per confrontarci, per ascoltare e mi auguro anche in un confronto positivo come al momento esiste con gli altri che saranno in competizione. Ai cittadini credo che interessi che chi amministra deve occuparsi dei problemi della città. Quella di Insieme per Rovada è stata la prima sede inaugurata in via Caioni. Il candidato di Primo Vada, Angelo Loris Priolo, ha scelto invece via San Paolo, in prossimità della scuola di musica Antonio Rebora. All'inaugurazione era presente fra gli altri Federico Riboldi, sindaco di Casale Monferrato e segretario provinciale di Fratelli d'Italia. In questo spazio anche Priolo desidera confrontarsi con i cittadini ed accogliere tutte le segnalazioni sui problemi della città. Fra i primi nomi inseriti nella lista, quello di Silvia Gambino, ex Movimento 5 Stelle e l'ex assessore Claudio Anselmi. Anche Ivana Nervi, candidato per la lista Ovada nel cuore, ha inaugurato la sede elettorale in via Cairoli. Alla presenza del vicepresidente della provincia Matteo Gualco, dell'assessore regionale Marco Protopapa e del consigliere regionale Daniele Poggio. La Nervi ha inserito nella sua lista civica, appoggiata però da Lega e Forza Italia, una forte componente femminile, da Stefania Olivieri, Tiziana Zago, da Aurora Sabatini. Altri nomi, quello di Andrea Bottino e di Fabio Forno, già consigliere attualmente di Ovada Viva. La candidata di Ovada nel cuore, pur dispiaciuta per non aver trovato un accordo con le altre forze di centrodestra per presentare una lista unica, promette di dare battaglia. Anche nel suo caso la sede di via Cairoli sarà a disposizione dei cittadini per suggerimenti.